Bene, allora di nuovo in regia per proseguire in questa giornata di programmazione, l'ultima della settimana. Oggi è venerdì 24 giugno, tra poco arriveremo alla rassegna stampa. Prima però una breve scheda sugli appuntamenti della giornata. Alle 10.35 avremo in collegamento con noi Roberto Romano, economista della CGIL, che ci fornirà alcune prime valutazioni sulla Brexit. Sapete che questa mattina sono arrivati i risultati ufficiali dalla BBC del referendum sul Remain o Leave, come è stato definito in Gran Bretagna, il referendum sulla Brexit, quindi sull'Europa. La Gran Bretagna ha deciso di uscire dal sistema europeo, quindi tornerà ad adottare la propria moneta, e vedremo appunto, cercheremo di analizzare insieme a Roberto Romano alcune conseguenze di questa decisione. Si aspetta da un momento all'altro le dichiarazioni di Cameron. Intanto si sta riunendo tra pochi minuti a Bruxelles il summit dei paesi europei, che chiaramente prenderà decisioni insieme alla BCE. Intorno alle 11 avremo il collegamento con Riccardo De Gennaro per l'appuntamento Penne e Piume. Sentiremo appunto da lui quali sono i commenti più importanti rispetto alla settimana che sta finendo praticamente con questo weekend, e poi cercheremo di metterci in collegamento con Radio Articolo 1, perché è previsto una sorta di forum sulla Brexit che vede il pronunciamento del mondo sindacale. Cercheremo di capire appunto quali sono le prime valutazioni. È un collegamento in diretta, quindi non con un podcast, e andrà in onda insomma per quello che riusciremo a stabilire con Radio Articolo 1. Bene, allora ancora un po' di musica, un brevissimo stacco musicale, arriviamo alla rassegna stampa intorno al
Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui dalla regia di Radio Rete Edicole e noi andiamo avanti nella nostra programmazione con la rassegna stampa. Situazione un po' particolare questa mattina sulle prime pagine dei giornali che non hanno, naturalmente non possono avere la notizia ufficiale dell'esito della Brexit in Gran Bretagna, quindi sono titoli che lasciano comunque ancora un margine di ambiguità e quindi anche i commenti non sono appieno sul risultato negativo che è arrivato da Londra. Vediamo il Corriere della Sera a tutta pagina, sfida all'ultimo voto, la fotonotizia di Cameron, il Presidente del Consiglio britannico, che si reca al voto. Referendum in Gran Bretagna per i sondaggi è avanti il no all'addio, ma nei primi risultati prevale la Brexit. Il populista Farage: vinceremo comunque la guerra, Cameron, grazie a chi ha scelto l'Unione Europea. Sterlina in altalena. Le notizie di questa mattina sono invece di gravi perdite nel cambio con la sterlina e anche di gravi perdite nelle borse asiatiche. Il commento di Beppe Cervegnini: una posta alta per la nostra vita, addirittura, scrive Beppe Cervegnini. Le notizie di politica a centropagina, naturalmente: no ai giochi torotei, Renzi, tensione nel PD, la sinistra, basta fiducia a scatola chiusa. E poi nel taglio basso il tesoriere dell'Isis viene da Belluno, la scoperta dei PM, un operaio macedone ora in Siria, vigila sul bottino di guerra del califfato. E ancora nelle finestre, Santoro torna in Rai con le docufiction, Renzo Piano disegna il Partenone high tech. Andiamo avanti. Repubblica: Brexit in testa il sì all'Unione Europea, Farage: siamo in svantaggio. Quindi titoli del tutto contrastanti e soprattutto contrastanti con quella che è stata poi l'esito reale. Del resto è stato un testa a testa, appena 2,5 punti di differenza. La politica italiana per Repubblica sta in alto, a fianco alla fotonotizia, con il titolo che vi ho appena letto. E il titolo di Repubblica di apertura quindi diventa: basta fiducia, la rivolta dei ribelli PD, sfida a Renzi, oggi la direzione, Verdini vota contro, governo sotto. E poi il commento di Stefano Folli: lo scettro ai cittadini, l'analisi di Stefano Rodotà, quegli equivoci sulle riforme. Andiamo avanti. Dopo la Repubblica, il turno del Sole 24 Ore: Brexit, i mercati votano no, ma è testa a testa, i primi exit poll, 52% per restare in Europa, Leave avanza nei dati reali. E appunto particolarmente scioccante il dato di alcune zone come quella di Londra, dove il no all'Europa si è affermato intorno al più del 70%. La Stampa: Renzi, PD raccogli la sfida, e questo è il titolo di apertura, che sta nella scatola alta. Come vedete, appunto, non ci sono scelte nette proprio a causa delle notizie poco chiare da Londra per l'ora di chiusura dei giornali. Brexit: per i sondaggi Londra resta in Europa, i sì avanti di 4 punti, Cameron in bilico, emergono nuovi leader. E poi una notizia data da Marta Dassù, che è stata un rappresentante italiano nell'alta diplomazia mondiale: Kissinger, trattiamo con Putin. La fotonotizia: ancora il lago di Iseo e l'installazione di Cristo, che fa parlare molto i giornali. Ecco come si cammina sull'acqua, una foto dall'alto dei cittadini in fila per andare sulla passerella che Cristo, l'artista eccentrico, ha installato sul lago di Iseo. Quindi se ne sta parlando da diversi giorni.
Andiamo avanti con il messaggero. Brexit, le borse, per le borse, anzi, ha vinto il no. C'è anche appunto questa divaricazione da seguire, vedremo un po' nelle prossime ore. Gran Bretagna al voto sull'uscita dall'Europa, mercati, vigilia di euforia, la permanenza data per certa, i sondaggi confermano, Remain in vantaggio col 52%, il sì a 48%, Farage forse vincono i pro euro. Questa divaricazione che si è creata tra i sondaggi e il risultato reale è l'ulteriore conferma di come l'opinione pubblica sta andando in direzione completamente opposta a quella degli analisti. Parlo degli analisti che manovrano i numeri, quindi i famosi algoritmi che evidentemente non hanno più nessuna aderenza con la realtà dell'opinione pubblica. Non è la prima volta che accade, è già accaduto con le varie politiche, ma anche in America è un po' la stessa cosa, tanto che alcuni istituti di sondaggio hanno praticamente rinunciato a elaborare dati in presenza di un'opinione pubblica così sorprendente che non si lascia indagare, ecco, diciamo così, e gli analisti non sono più in grado di elaborare algoritmi che abbiano un'aderenza, un qualche tipo di aderenza con la realtà. Nel caso di Brexit c'è da dire appunto che l'ambito di incertezza era molto ampio, ma insomma è evidente che sta succedendo qualcosa che sfugge all'analisi degli esperti. Andiamo avanti.